Davenport è questo ragazzo giovane che vedete qui nella foto in alto, questo signore con la barba è uh, Ettore Vincenti. Vedete uh, la traduzione, vabbè, in giapponese del suo libro 2000 a.C. Distruzione atomica, l'edizione uh, del, uh, del 79 della Sugarco, un'edizione che ho fatto e ampliato con appunto parte dei suoi diari, del suo materiale in tempi recenti. Davenport era eh, anche affascinato da che cosa? Da tutta la storia di Monjodaro, del Ramayana, delle guerre, di queste armi utilizzate sui Vimana, però prima di parlare di questo eh, è bene creare, ne, ne parlavamo prima insomma, di, di qualcosa che ci vicino. Tutti conosciamo Sodoma e Gomorra, Uh, e sappiamo che cosa succede in questa in queste città, in queste città bibliche dell'Antico Testamento. Non molti sanno, salvo noi appassionati e studiosi di certe tematiche che esiste in realtà una zona a nord del Mar Morto, in particolar modo la città di Tale ammam che è stata identificata da molti studiosi come la possi possibile Sodoma biblica, in cui è successo qualcosa di veramente assurdo, qualcosa di estremamente simile che è successo anche a Moen Jodaro. Cioè a Tale ammam una parte della città è stata letteralmente distrutta da un'esplosione in quota, quindi aerea che eh, secondo gli studi fatti su questi campioni che vedete ha raggiunto una temperatura vicino ai 6.000 gradi e non è una, uno scherzo, quindi qualcosa di simile alla corona esterna del sole. Ha polverizzato letteralmente una parte della città e questo poi, secondo tanti archeologi, sarebbe passato nel, nell'Antico Testamento come la distruzione di Sodoma e Gomorra. Però abbiamo delle prove tangibili, abbiamo qualcosa... Che eh, possiamo analizzare e studiare gli stessi archeologi americani che hanno fatto gli scavi, che hanno prelevato questi campioni. Non sanno dare una spiegazione. L'unica spiegazione che danno è che qualcosa di simile all'evento di Tunguska sia avvenuto in quella zona. In realtà non lo sappiamo, Sa vediamo e sappiamo solo gli effetti che oggi si possono vedere e analizzare. Certamente è qualcosa di incredibile e di unico. Lo stesso, ne parlava prima Max, lo ritroviamo nel mondo sumero, con il vento del male, con questa nube che distrugge. E uccide qualsiasi cosa incontra con la descrizione di armi che sono in tutto e per tutto simili a delle testate nucleari. La cosa che vi voglio far vedere è questo strano oggetto che eh, questo dio alato, chiamiamolo così, tiene in mano. Questo oggetto lo ritroviamo in tantissime tradizioni proprio con questa forma. Lo ritroviamo nell'antica Grecia. In mano a Zeus, lo troviamo e lo vedremo dopo nel mondo indiano, e uh, per tante tradizioni era un'arma divina, era un'arma in grado di generare in mani distruzione, nel caso dei Sumeri, appunto, anche il vento del male che distrusse e uccise uh, tantissime migliaia di persone. Queste vabbè sono cose che conoscete, sono descrizioni delle distruzioni, appunto, avvenute nel, nella Mesopotamia ma quello che vi volevo far vedere io erano appunto le analisi fatte a Mongeodaro e anche qui si torna su, uh, sulla tecnologia, questa è una foto che feci nel 2012, era a pieno dicembre, erano circa le 9 di sera ma c'era ancora una bella temperatura sui 38 gradi, di, di giorno si raggiungeva quasi 50 gradi e non è uno scherzo perché siamo nel deserto del Tar, mentre la notte uh, si, si toccava i 4-5 gradi. Quindi pensate che sbalzo termico allucinante! Cioè, io mi ricordo che ero nella guest house e avevo tre copertoni spessissimi in pile e non bastavano per stare caldo perché non c'era riscaldamento, ovviamente sono molto spartani. Moincio d'aro viene scoperta nel 1920, 20 casualmente eh, si sta riscaldando strutturando questo stupa, questo tempio buddista e eh, togliendo un po' di terreno si scopre che sotto c'è un'immensa città eh, sotterrata dal tempo eh, dimenticata dalla storia perché dal 2000 a.C. fino al 1920 non c'era più traccia di, eh, di questa città è curioso e anche qui c'è stato tanti fraintendimenti il nome Mohenjo-daro vuol dire la collina dei morti, ma non perché, come qualcuno ha detto, le tradizioni parlano di guerre e battaglie, ma perché eh, prima che fosse scoperta, lì vicino c'è il fiume Indo, e ehm, questa zona era un crematorio induista a cielo aperto. Quindi si bruciavano i corpi dei, dei cadaveri e poi le ceneri venivano sparse proprio nel fiume, che è uno insieme al Gange dei più sacri. Tutto quello che è successo a Mohenjo-daro, che viene identificata da tanti studiosi come la lanca la, descritta nel Ramayana e quindi con le battaglie che vengono descritte, eh, arriva dopo. Tutto anche la zona, vi farò vedere dopo le foto, cosparsa di oggetti e eh, pietre, vasellame fuso, viene scoperto successivamente. Questo è un articolo dell'epoca del 77, del The Times of India, dove... Uh, il dottor, il professor Rao, um, oggi ovviamente morto, era già anziano allora, appunto, identifica la Mohenjo-Daro uh, pakistana oggi con la lanca descritta nel Ramayana. Fondamentalmente perché la descrizione delle montagne e delle piante che si trovavano uh, nel Ramayana nell'antica area di Mohenjo-daro corrispondono a quelle che appunto ci sono nel Ramayana, mentre lo Sri Lanka è un nome moderno dato negli anni 70. E le zone che sono uh, presenti oggi nello Sri Lanka, come nell'antichità, non corrispondono minimamente a quello che troviamo nel Ramayana. Sono tanti gli studiosi che oggi sostengono questa tesi. Ovviamente il nazionalismo in parte indiana e soprattutto cingalese eh, fanno propendere per eh, lo Sri Lanka come la patria in cui avvenne il in realtà non è così questa è una foto più che altro per farvi vedere l'immensità del sito archeologico eh, veramente potete camminare per giornate intere e eh, non, non c'è mai una fine considerate che è stato scavato neanche il 10% e di questo 10% buona parte si sta distruggendo per l'incuria, perché ovviamente il Pakistan, essendo un, uno stato teocratico, potremmo dire, non ha interesse a preservare quello che sono le vestigia precedenti alla conquista islamica. Quindi, per quanto sia patrimonio unesco, Mojodaro si sta letteralmente polverizzando sotto il sole cosciente che vi dicevo prima. Prima si parlava anche della estrema uh, urbanizzazione di questa città, 100.000 abitanti. Nella foto, di vedete, nella foto di sinistra vedete quello che era lo scolo delle acque scure. Nella foto di destra vedete, si vede un po' malino, però ci sono delle nicchie sulle pareti, ed eh, erano nicchie dove venivano messe delle lampade di notte per poter camminare per strada, cioè 100.000 abitanti, fognature, luci stradali, case che avevano 3-4 piani, più di 400 pozzi per dare acqua pulita e corrente in tutte le case. Il fiume Indus andava più volte all'anno e trasformava l'intera città in un'isola. E in sanscrito Isola si dice Lanca. Infatti, per questo, questo è uno dei vari motivi per cui è stata associata la Lanca del Ramayana, ma era una città urbanizzata ad altissimo livello, ospitava eh, 100.000 abitanti senza che ci fossero problemi come oggi avviene in molte città italiane, non solo con la nettezza e quant'altro. Quindi immaginate che disciplina, soprattutto avevano queste, questo popolo. <coughs> Questa è una foto all'alba. Considerate che all'alba c'erano roba tipo 6-7 gradi: la temperatura sale piano piano, poi esplode con delle bombe di calore dove veramente non si riesce a stare neanche sotto gli alberi. Questa è una parte in lontananza. Vedete lo stupa buddista, vedete quanto è enorme questo sito. Qui in basso vedete Diego Di che è il regista di cui vi parlavo, con cui poi abbiamo fatto un documentario. E Davenport, che cosa fa? Nel Ramayana viene descritta una guerra che Rama, un'incarnazione di Vishnu compie contro il demone Ravana un'asura per salvare sua moglie e eh, il luogo in cui avviene appunto è la parte sud della città di Lanka. E eh, nel Ramayana si parla di vimana che vengono utilizzati, di armi divine che vengono definite teja astra, se anche qui è curioso il nome. Teja vuol dire energia, astra vuol dire arma, letteralmente arma d'energia. Poi ognuno dà la sua interpretazione, però quello che avviene è che eh, Davenport nel 76 e nel 77 va a Mongiodaro e eh, studia eh, il territorio e scopre che anche qua nella parte sud della città c'è qualcosa che non torna. Avete visto prima le mura, delle case e quant'altro, ma se andate nella zona sud, la zona sud è polverizzata. Questi monticelli rossi che vedete, questo sono io per darvi un'idea della grandezza del luogo, questi monticelli rossi sono i resti di case e eh, l'intera zona è letteralmente polverizzata e qui si vede, non si vede benissimo, ma tutti questi puntini neri per terra sono praticamente oggetti comuni, fusi. Uh, bracciali, ciotole, mattoni, monili di ogni tipo, c'è un terreno letteralmente cosparso da direi migliaia, decine di migliaia di questi oggetti e torno un attimo indietro, questa zona per un diametro di 400 metri è letteralmente polverizzata. Man mano che si va oltre questa collinetta che vedete, le case iniziano uh, a essere sempre più alte, quindi le mura Iniziano a essere sempre più alte, quasi a dirci che qualcosa anche qui è avvenuto. Si è parlato di terremoti, ma non è una zona sismica. Si è parlato di meteoriti, ma non c'è neanche un indizio che dimostri che lì sia esploso in aria perché non c'è un cratere o un meteorito, tanto più non c'è l'iridio, che sarebbe l'elemento cardine per dirlo non c'è nulla che dimostri che lì sia avvenuto qualsiasi cosa, si sa solo che in un periodo, un momento preciso della storia, eh, la città di Mohenjo-daro, verso il 2000 a.C. viene abbandonata, 100.000 abitanti vanno via, di punto in bianco e non si sa dove vanno e quello che noi abbiamo è questa zona sud Letteralmente distrutta, e poi vi farò vedere le analisi fra poco. Qualcosa è avvenuto. La cosa curiosa: ecco, queste si vedono un po' meglio. Queste collinette sono i resti di casa che sono state letteralmente polverizzate. Questo è, ved vedete, c'è cioè il sono rimaste solo a poche decine di centimetri da terra le mura perimetrali. La cosa curiosa, poi qui magari non si vede, ma bene. La zona che sarebbe stata esposta a queste esplosioni in quota era, aveva tutte le rocce annerite. Nella parte opposta, man mano che ci si allontanava, le rocce non lo erano quasi a dimostrazione che qualcosa, come a tale la mamma, è avvenuto anche qua. E questo vedete se vi spostate a circa 200-300 metri oltre quella collina, vedete invece le, le, la città di Mangio com'è, come è, quindi con mura, cisterne e quant'altro, e anche qua qualcosa non torna. Vi dicevo prima, 100.000 abitanti, vengono trovati 43 scheletri, di questi 9 sono calcinati e uno di quelli calcinati è proprio questo che si trova al museo. Cosa vuol dire? Che questi corpi sono stati esposti a una fortissima fonte di calore che ha fatto evaporare la parte minerale delle loro ossa. Ora, spiegatemi come un'invasione con archi, frecce e quant'altro possa creare questo, tra l'altro se io uccido una persona con una, una lancia, una spada un coltello, qualsiasi roba che sia puntito, scalfisco come ben sapete le ossa, quindi troverei delle tracce di questa uccisione nelle ossa, in realtà non c'è nulla di tutto ciò queste persone sono morte all'istante e una parte di loro, curiosamente quelli più vicini all'epicentro sono calcinate, quindi dimostra che qualcosa è esploso in quota e il Ramayana ci parla proprio delle tesi astra usate sia da, da Ravana, il demone con cui combatte Rama, e eh, a bordo di Vimana e eh, delle armi appunto anche di, di Rama che eh, distruggono intere zone a sud della città. Questi sono mattoni. Come vedete, sono la, il verde e la vetrificazione, il che vuol dire che si è raggiunta una temperatura eh, vicina ai 900 gradi. Poi le analisi ci hanno detto che quella temperatura è stata superata ampiamente. Eh, Anch'io ero partito a suo tempo con l'idea che ci fosse stata un'esplosione nucleare, perché così voleva la tradizione di noi ricercatori. In realtà mi sono portato a varie strumentazioni e ho fatto dei sondaggi, ovviamente mi sono fatto spiegare come utilizzare i, questi strumenti e vari sondaggi mi hanno portato a escludere categoricamente che... Ci siano radiazioni, cioè c'è la radiazione ambientale di fondo che avete anche a casa vostra, nel vostro giardino, in quello del vostro vicino, insomma, per cui nulla di anormale. Anche qua c'è chi mi ha detto "Ma magari hanno usato altri tipi di bombe, neutroni e quant'altro". È possibilissimo, però se io ho, un, mh, ho una zona di distruzione totale di 400 metri, devo immaginare che la testata che è stata utilizzata non sia grande. Una bomba in mi avrebbe distrutto per chilometri. Uh, ci sono dei simulatori di esplosioni nucleari online. Se voi, vi volete divertire a farlo su Mongiodaro, vi uh, vedrete con i vostri occhi che anche la più piccola testata atomica lì crea uh, un danno per chilometri, una distruzione totale per chilometri. Mentre qui si parla di 400 metri e basta. L'idea, anche leggendo i testi sacri indiani come il Ramayana, è che non fosse un'arma nucleare perché non ce ne prove e il tempo di decadimento radioattivo è dell'ordine delle decine di migliaia di anni. Ma un altro tipo eh, di arma che viene descritta nel Ramayana ed è l'agni o Agni Astra, l'arma di Agni, che è il dio del fuoco, che si diceva appunto venisse utilizzata e distruggesse, vaporizzasse eh, tutto quello che si trovava in una zona ristretta da, da, da dove avveniva l'esplosione e niente più e questo lo troviamo appunto anche nel Ramayana. Queste sono le analisi che vengono fatte negli anni 70. Anche qui non si parla mai di radiazioni, ma la cosa curiosa è che si parla. Eh, gli originali ce li ho eh, conservati. Si parla di temperature più vicine ai 1500 gradi. Per tempi, tempi brevissimi, dell'ordine di 3-4 secondi, che corrispondono a quello che sarebbe il risultato di un'esplosione. E queste le fece il CNR di allora. Queste sono alcune diffrattometrie, se non sbaglio, che vennero fatte all'epoca. E anche qua si parla di vitrificazione, si parla di temperature molto alte, ma non si parla mai. E furono analisi che vennero compiute perché qualche anno fa intervistai e parlai con uno eh, con di sabatino che era l'unico rimasto in vita dei tre che con, fecero le analisi per davenport nel 70, eh, negli anni 70 e esclusero categoricamente la presenza di radiazioni questi sono i eh, ovviamente si parla degli anni 70 sono i grafici dell'epoca in cui si era scomposto alcune rocce che erano state analizzate e fosse stata un'esplosione nucleare noi avremmo Trovato quelle terre rare o, le te o gli elementi che corrispondono al decadimento radioattivo di uranio, plutonio e quant'altro, ma non c'è nulla di questo. Come vi dicevo, leggendo attentamente i testi, si parla di tesia astra, armi e energia, armi di altro tipo che hanno prodotto un danno limitato, ma che per il Ramayana portano alla vittoria di Rama e quindi a, a poter a uccidere il demone Ravana e a salvare sua moglie. Cosa succede? Questi sono dei campioni che ho riportato io infilandomeli un po' ovunque in tasca e nella valigia nel 2012, alcuni piccoli, alcuni grandi. Ho fatto fare quattro analisi in vari laboratori eh, proprio per essere a prova di bomba io, nel senso che comunque le analisi, quattro analisi hanno dato quattro risultati uguali. Questa è una microscopia con eh, microscopio elettronico a scansione, questo era il campione considerate che è grosso quanto un'unghia umana. Vetrificato, e tutte queste analisi hanno escluso anche qua la presenza di radiazioni. Hanno detto che è argilla che curiosamente ha subito un processo unico: nel senso che l'argilla era stata plasmata nella forma di una ciotola, di un braccialetto e cotta in un forno. Questi oggetti erano era come se fossero stati ricotti, ovvero riesposti a una fortissima fonte di calore. Che li aveva portati a fondersi nuovamente. C'è chi dice che siano scarti di fusione, non sono scarti di fusione perché gli scarti di fusione sono del tutto diversi e, questo, e queste analisi ce lo dimostrano chiaramente. Questa era la calcinazione di cui. Parlavamo prima, tra l'altro, già Mortimer Wheeler, che è stato uno dei primi archeologi negli anni venti, come vi dicevo, a scoprire questi cadaveri, parla di una morte improvvisa e violenza, senza tracce di ferite di armi bianche, con evidenti segni di calcinazione e carbonizzazione delle ossa. Allora, come oggi, l'archeologia ufficiale non dà una spiegazione. Quando uh, chiesi a Moenjodaro, al direttore del sito archeologico, se ci fosse una spiegazione, lui mi, mi, mi disse, mi ripeté più volte che è uno dei grandi misteri di Moenjodaro: perché Beh, nessuno. Basta prestare fede ai testi dove la spiegazione è scritta. Questi 43 personaggi sono quelli che non hanno creduto. All'avvertimento del Risci e a diversità dei loro quasi 100.000 concittadini, hanno continuato a passeggiare tranquilli per le strade di Moenciodaro finché diciamo, l'arma eh, a energia di cui stai parlando non si è abbattuta sulla città. Non c'è nulla che non torni in questa logica. Poi chiaramente deve. Deve prevedere l'accettazione di, di un paio di cosine che farebbero saltare tante di quelle cattedre di cui si parlava, ma la logica c'è tutta, insomma, non vedo perché bisogna scandalizzarsi. No, no, beh, noi non ci scandalizziamo, altri sì. Tra l'altro nel Ramayana, e spiega come mai non si sia trovato traccia dei 100.000 abitanti, nel Ramayana eh beh, una, settima, una settimana prima viene certo. dato un avunto agli abitanti, gli viene detto esatto. andate via perché fra una settimana pioverà fuoco e polvere dal cielo, sì, un po' come sì. Sodoma e Gomorra. Infatti ricordo bene proprio quell'episodio perché l'ho citato in prima di noi, cioè c'è stato un avvertimento che ho detto vi do una settimana, se volete rimanere rimanete, ma vi consiglio di andarvene perché pioverà giù di tutto e quindi giustamente la stragrande maggioranza hanno dato credito, questi 43 evidentemente sono quelli che hanno pensato di essere più furbi degli altri, hanno pagato... Sì. Un altro aspetto interessante è che tutte queste analisi che vengono fatte partono dal presupposto che eh, diciamo, la tecnologia che potrebbe essere nucleare e atomica che loro avevano era basata sulle nostre attuali conoscenze, ma nulla vieta che per esempio negli ultimi cent'anni sono stati scoperti altri elementi che non erano prima scoperti. Nulla vieta che questi signori fossero a conoscenza di altri elementi che magari hanno semplicemente dei tempi di decadimento estremamente rapidi per cui non sono più riscontrabili o magari che i nostri strumenti non riescono a riscontrare. Cioè, a tal proposito, per esempio, ci sono dei testi molto interessanti di Walter Russell della prima metà del, del, del 1900 eh, che lui teorizza proprio una teoria della materia fatta di eh, nove ottave diverse di, di materiali e, e fra l'altro lui ha previsto la presenza eh, diciamo di altri materiali che poi piano piano sono stati scoperti, alcuni di essi anche radioattivi ma solo una piccola parte eh, di quelli che noi conosciamo eh, sono, ehm, sono parte di questa diciamo teoria che lui dà. Quindi, secondo lui ci sono tanti altri elementi che non abbiamo ancora scoperto. Quindi, potrebbe anche essere qualcosa del genere. E quindi, alla fine, il principio sia quello della della fissione nucleare, ma magari il materiale di cui era composta la bomba o comunque l'ordigno era di tipo diverso, non era uranio, non era plutonio, non era qualche cosa che noi sappiamo avrebbe i tempi di decadimento che lasciano tracce per decine di migliaia di anni. Certo, beh, noi è con le conoscenze di oggi che indaghiamo questi siti pur con mente aperta, però non sappiamo realmente Cosa hanno utilizzato? Sappiamo sicuramente che non è stato un abbandono della città perché gli è andata di, di, di farlo, insomma qualcosa è successo, abbiamo le tracce, le prove, campioni ce l'ho anch'io, per cui e le analisi anche lì ci dicono che c'è stata un'esplosione. Per una forte bolla di calore per pochissimi secondi e poi la temperatura è ritornata all'ambientale Anche, anche all'occhio dell'inesperto, come posso essere: si vede chiaramente che quei campioni sono stati bolliti, cioè quelle, quei buchi sì, sì. che si vedono dentro. È eh, la roccia che evapora all'interno e eh, crea il buco all'interno quando si solidifica. Quindi sono stati esposti a delle temperature assurde. Serena, prego. E, no, Volevo fare quindi una domanda a entrambi. Eh, secondo voi si tratta di una fisica totalmente diversa e estranea al nostro pianeta, alla nostra conoscenza, o comunque una branca della fisica eh, che conosciamo anche oggi, che fa parte di quella che noi diciamo, studiamo e conosciamo, ma in realtà ancora c'è totalmente nascosta o che non abbiamo scoperto? Ma se posso rispondere per primo, io penso che la fisica sia universale, quindi siano cose che ancora non abbiamo scoperto. Sinceramente, non penso sia una fisica diversa, sono livelli tecnologici e scientifici che per me dovremmo dobbiamo ancora raggiungere, Ah, io concordo, insomma, e poi si possono fare degli esempi per cui, eh, diciamo, la logica mia di Enrico, è questa: cioè, nel momento in cui tu eh, Parli di un, di un motore a mercurio, eh, a un vortice di mercurio, è abbastanza evidente che si tratta di, un, di una parte della fisica che noi non abbiamo ancora scoperto, perché non, cioè, non è che questi mercurio lo bruciassero come se fosse un combustibile dei nostri, no? Evidentemente è un principio fisico che noi non abbiamo ancora scoperto. Eh, mentre in questo caso, non so. Potrebbe tranquillamente essere un ordigno di tipo nucleare, eh, però usando un combustibile nucleare che noi non abbiamo ancora scoperto, non conosciamo, che quindi magari ha dei tempi di decadimento di qualche secolo, per cui non è arrivato fino a noi, non ha lasciato traccia, se non quelle degli effetti eh, del, del, dello scoppio dell'ordigno. L'altro esempio che si può dare è se, se noi prendiamo Saksa-Yawaman e noi quelle rocce, quelle quelle mura poligonali noi oggi non le sappiamo costruire con i sistemi che abbiamo noi, siano essi laser, siano essi eh, diciamo punte diamantate o chi più ne ha più ne metta noi oggi non lo sappiamo fare quindi evidentemente hanno usato qualche altro principio fisico qualche altro principio tecnologico che noi non abbiamo ancora scoperto quindi io credo che sia un po' entrambe la risposta alla tua domanda Serena quindi eh, noi stiamo riscoprendo una parte della fisica e della tecnologia che loro invece conoscevano. Beh, sì. Anche perché per spostarsi nel cosmo si presuppone ovviamente che siano molto più avanti di noi. Per cui, sicuramente la fisica, come dicevo, per me cioè, è universale, è uguale ovunque. Sono le conoscenze che una scientificità... è, la è la conoscenza che, <ride> <ride> che deve ancora arrivare. Questo. Avvicinandoci un po' alla conclusione, questa, per esempio, è una bellissima immagine, per quanto macabra, perché ci conferma quello che si è detto fino ad ora: è un gruppo di persone che è stato trovato all'interno di una casa. E alcuni di loro sembrano coprirsi il volto, gli occhi da qualcosa che poi li ha portati a morire quasi istantaneamente e ri ritorna. Si spiega con eh, l'esplosione. Non so se ho messo una foto. No, non l'ho messa. C'è un, un altro corpo di una ragazza di 19 anni che eh, è stato trovato mentre saliva le scale. È rivolta in avanti, è così ed è morta all'istante perché un'onda d'urto. Un... Qualcosa da dietro l'ha uccisa all'istante, l'ha fatta cadere sulle scale, guarda caso il suo è uno dei nove corpi calcinati. Per cui anche qua tanti elementi iniziano a formare più che una prova, eh, un provone. Insomma, qualcosa veramente che ci dà tanti elementi su cui riflettere su cosa è successo veramente. L'ipotesi, qualsiasi sia la natura, arma energia, un'atomica che ancora noi non abbiamo costruito, fatto è che. A tale la mamma come uh, sicuramente a Moenjo Daro si tratta di un'esplosione in quota: quindi, non a terra, non c'è un cratere, ma è un qualcosa che um, ha generato una forte bolla di calore che si espansa in maniera circolare e ha distrutto tutto quello che si trovava nella zona. Tra l'altro, c'è da dire un dato curioso, e questo venne fuori qualche anno fa quando con Mauro Biglino collaborammo per un libro, la caduta degli dei, per la una edizioni, eh, Moen daro viene spopolata nel 2000 a.C., tale la mamma, ci dicono gli studi, che viene eh, distrutta, anche lì spopolata nel 2000 a.C., il vento del male, più o meno dagli studi che sono stati fatti, avviene circa nel 2024 a.C., quindi abbiamo 34. Tre punti messi più o meno in diagonale, passatemi la, la, la linea un po' storta, ma che avvengono nello stesso, stesso periodo storico. E questa logica ci dice ovviamente che c'erano delle realtà in tre zone abbastanza vicine del pianeta che si stavano combattendo tra di loro, e tutte e tre avevano, eh, erano arrivate ad usare delle armi di distruzione estremamente potenti per vincere una guerra. Chi fossero, lo possiamo forse intuire. Quale fossero i loro scopi puri? Pure, ma abbiamo delle prove, abbiamo degli elementi tangibili su cui possiamo parlare, ma che possono e sono stati analizzati, e penso questo sia veramente importante. Di quello che potrebbe essere successo, chiacchierando nel corso degli anni c'è chi mi aveva detto che oggi abbiamo del, quelle che si chiamano bombe termobariche, dove praticamente eh, l'esplosione non genera tanto un'onda d'urto devastante, quanto appunto una bolla di calore abbastanza limitata, ovviamente in base al quantitativo di TNT e non solo che viene utilizzato, ma che distrugge un'area circoscritta generando delle temperature. Uh, anche superiore ai 2000 gradi, come ci dicono le analisi fatte a Mohenjo-daro. Prima vi facevo vedere quel simbolo, e noi lo ritroviamo uh, anche uh, nel, uh, nell'induismo e nel buddismo. Nel buddismo si chiama dongre, ed è un oggetto che viene tenuto in mano in questo modo e serve per uh, mentre si canta i mantra pregare nella realtà eh, il buddismo come sapete eh, si origina una sorta di eresia dell'induismo un po' come il cristianesimo dall'ebraismo e um, eh, nell'induismo questo oggetto è il vajra ed è l'arma di Indra che veniva scagliata contro i suoi nemici e che poco prima di raggiungerli, vogliono mi, migliaia di testi, tantissimi testi, si aprisse e scaricasse una tempesta di fulmini contro il suo nemico. Questa è una delle armi che, per esempio, vengono descritte nel Ramayana e che sono utilizzate da Rama. Quindi. Vedete come è, in vari libri ho scritto, soprattutto nei Rimane alle Guerre degli Dei, nella riedizione di 2000 avanti Cristo. Ho fatto un elenco con quelli che sono i nomi e gli effetti di queste armi. Ed è curioso come, in tanti casi, assomiglino: in alcuni casi ad armi avveniristiche che devono ancora venire, ma in altri casi ad armi che noi abbiamo utilizzato purtroppo ormai da decine di anni a questa parte. Quindi siamo veramente alla conclusione, ho cercato di fare una carrellata il più esaustiva possibile, ma non si è mai esaustivi. Di, parlavamo di Ramayana, parlavamo di uh, Moen e Rama e la scoperta più bella fu uh, quel viaggio quando ci recavamo a Puri in India in un piccolo tempio accanto al più grande tempio di Jagannath, dove entrati casualmente ci troviamo una scena del Ramayana dipinta affrescata uh, sulle pareti uh, del tempio, in basso vedete dei mutandoni stesi, dei cenci, cioè l'India purtroppo è un po' così, è come una nostra chiesa, questo è un tempio, ma uh, molto spesso vengono vissuti in maniera diciamo conviviale, però ecco questo affresco è del 1500 d.C., ha circa 500-600 anni, ma i Vimana di cui abbiamo parlato fino a poco fa con le loro armi Micidiali e quant'altro vengono descritti, vengono dipinti in questo modo ed è una cosa incredibile perché sono forme che assomigliano a certe cose di cui noi parliamo oggi. E ovviamente gioco con le parole, ma. Sono veramente molto più simili a, a, agli ufo moderni o ai velivoli che vengono descritti ormai da 60-70 anni ufficialmente in tutto il pianeta, ma li ritroviamo in un affresco che ha 600 anni, li ritroviamo in testi, le descrizioni di questi oggetti devi Vimana che hanno più di 2000 anni, quindi. Forse questa, almeno per me, è la prova provata che esistesse, al di là di tutto quello che abbiamo detto, una tecnologia veramente avanzata, delle conoscenze estremamente eh, all'avanguardia e soprattutto dei velivoli che si spostavano non solo nella nostra atmosfera, ma anche su altri pianeti. E con questo io vi ringrazio, insomma, se avete domande sono qui apposta. Beh, eh, magari... Ehm... Insomma, più che delle domande devo farti i complimenti perché stasera eh, ho, ho assistito veramente a un, a un fiume di conoscenza di cui non ero assolutamente al corrente, veramente affascinante. Poi fra l'altro tu hai su almeno alcune di queste cose hai avuto il piacere, l'onore. Sei anche dato da fare sbattuto per cui hai toccato con mano quindi porti una testimonianza tua. Quest'ultima è veramente fantastica. E quindi credo che sia veramente stato apprezzato da tutti noi e sarà sicuramente apprezzato da tutti quelli del canale. Poi, fra l'altro, come dici tu, conosciamo veramente poco eh, dell'India ed è un peccato perché chiaramente dovremmo conoscere molto di più, cioè sui testi scolastici. Dovrebbe esserci magari mezza pagina sugli egizi, 50 pagine sui Sumeri e almeno un migliaio su, sull'India, no? E invece fun sembra che funzioni tutto al contrario. Quindi fantastico, è stata un'infarinatura. Un eh, spero che poi dopo mi passerai tutti questi testi che hai citato così li mettiamo nel video. E i curiosi avranno la possibilità. Serena, c'hai da leggere per i prossimi sei anni, qua, eh, tu, che, <ride> tu, che, tu che indaghi su tutto. Quindi, io l'ho trovato affascinante, Enrico, e mi piacerebbe che questo fosse l'indice, potessimo andare avanti. Poi, siccome avremo modo di lavorare ancora di più insieme, prossimamente sono sicuro che facciamo qualcosa di interessante. Magari già. L'idea che hai dato all'inizio sul diluvio indiano, piuttosto che su isole, diciamo, nel mezzo degli oceani che sono sprofondate, che per quello che ne so io sono descritte anche in questi testi indiani. Ecco, potrebbero essere qualche spunto per, per il, il proseguo della collaborazione. Io ti ringrazio. Chiedo a Mattia, chiedo a Serena, a Filippo, se hanno qualche domanda finale conclusiva. Sì, Avevo una domanda molto veloce, se posso farla. Certo. Vai, Mattia. A proposito della <coughs> lingua che è stata ritrovata a Mohenjo-Daro, di cui sappiamo veramente veramente poco, ma che di fatto è identica a quel, al rongo-rongo che poi ritroviamo a Rapa Nui. Ora, lasciando il fatto che comunque il mondo accademico, in modo molto sbrigativo, eh, lo definisce un semplice caso, questa similitudine. Sì. Ecco, nei testi indiani si parla dell'isola che oggi è l'Is l'isola di Pasqua, quindi se magari era effettivamente più grande, se si dice qualcosa in più, ecco. No, non c'è, almeno fino ad oggi, in quello che si è trovato, non c'è nessun riferimento. L'unica possibilità per spiegarlo, perché poi si parla anche di epoche diverse eh, in cui compare il Rongo Rongo e esiste la, la lingua del Vallinda. L'unica spiegazione è quella che dicevo un po' all'inizio, cioè quelle prove genetiche che dimostrano come i vallindi siano arrivati nel nord dell'Australia, arrivando fin lì eh, e guardando anche i flussi migratori che ci sono stati nei millenni passati. È molto probabile che siano giunti fino all'isola di Pasqua, ma non c'è nelle tradizioni indiane nessun riferimento. C'è una cosa curiosa che, però, ha valore ulteriormente questo discorso, geneticamente, anche visivamente, il cane paria indiano, che è il tipico cane che si trova in India, è uguale al dingo australiano. E anche lì hanno fatto un'analisi del DNA: hanno visto che sono parenti ovviamente evoluti in due filoni distinti in due continenti ma sono parenti tra di loro quindi qualcuno ce l'ha portato. Tra l'altro visto che perseguiamo il filone genetico non mi ricordo più uno dei, dei seminari forse la storia nascosta all'ultimo citavo delle moderne ricerche genetiche che hanno messo in correlazione tutta una serie di popoli, tra i quali anche alcune popolazioni aborigene australiane, ma poi diciamo del, del, del tutto sud-est asiatico, con eh, tribù autoctone del, dell'Amazzonia. Quindi hanno chiaramente trovato un legame genetico di stretta parentela tra questi. Che non è da imputare diciamo, alla risalita per tutta la Cina, poi dopo la Russia, la ridiscesa dall'Alaska, eccetera, perché di quel legame genetico non si trova traccia, per esempio, nel Nord America, nel Centro America, eccetera. Quindi, evidentemente, è stato un legame diretto. L'isola di Pasqua sta lì in mezzo, quindi voglio dire, è, è un po' stiracchiata come cosa, però, sicuramente qualche evidenza, qualche indizio comincia ad emergere, bisognerebbe magari. Eh, legge le commenti aperte queste cose e sono sicuro che ne, ne salterebbero fuori delle altre di queste, di queste interessanti eh, evidenze. Ci sono altre eh, tradizioni che parlano delle prime popolazioni della Nuova Zelanda come provenienti dall'isola di Pasqua, o sarebbe meglio dire dall'arcipelago che una volta costituiva eh, quella zona che poi adesso è rimasta soltanto un'isola. Quindi ci sono tutti gli spunti. Eh, per fare una ricerca o magari per scriverci un libro, io invece volevo chiedere una cosa. Eh, la civiltà di D'Aro di Arappa, eh, se non ho capito male, mh, si presuppone che la loro civiltà antecedente venisse da ovest, dico giusto? Uh, no, eh, non si sa in realtà. Allora lì. Eh, allora, ti faccio sì. finire la domanda perché... No, 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 no. Eh, se eventualmente dovesse essere... Hai parlato dicendo che eh, loro fanno riferimenti a tempi molto antichi, anche 20.000 sì. anni fa. La faccio breve. Può anche essere il mito di Atlantide? No. No, okay. no perché in India hanno la loro Atlantide. Eh, se ne parlava con Mattia nel Forionda, diciamo. Oh. Eh, hanno la loro Atlantide che si trovava sotto lo Sri Lanka e si chiamava Kumari Kandam. Oh. Loro parlano in alcuni loro testi di Atala, l'isola bianca che si trovava a occidente e sprofondò in tempi antichissimi eh, sotto i flutti del mare. Il discorso che dicevi te prima è: Allora, la civiltà, l'induismo è autoctono, cioè sono queste civiltà sono nate, vissute in quella zona per quanto enorme dell'India. La cosiddetta invasione ariana è un mito eh, moderno, ottocentesco di Max Müller, smontato letteralmente, cioè non c'è stata. L'idea precedente era fino agli anni 80-90 che fossero detrogloditi gli indiani, arrivano questi uomini biondi con gli occhi azzurri, belloni a cavallo e portano la civiltà. Assolutamente no, la civiltà esisteva prima lì e poi dopo ce l'abbiamo avuta noi. Sicuramente ci sono stati dei flussi di popoli nomadi che, hanno, che sono entrati in India, in Pakistan, in India, e hanno portato le loro conoscenze, che poi nel tempo hanno soppiantato quelle della civiltà ballinda, Soppiantato nel senso si sono fuse. Perché se te vai a Mohenjo-daro Mohenjo trovi la rappresentazione del dio Rudra Shiva Shiva in una tipica posizione dello yoga che è precedente a tutta la tradizione yogica, capito? E da quasi 5500 anni quella statua quella è un sigillino piccolissimo, capito? Per cui l'India, come si diceva all'inizio, ha sempre inglobato tutto e quel discorso anche dello zoroastrismo probabilmente quando la civiltà ballinda eh, inizia il suo declino, questi popoli che venivano dall'esterno eh, prendono il sopravvento e eh, mettono in, in, come, in, come autorità le loro tradizioni religiose facendole fondere con quelle vallinde. Questo è probabilmente il quadro più, più plausibile che troviamo poi in tanti testi, tra cui il Rig Veda. Ok, no perché mi stava incuriosendo il discorso che come mai ritroviamo mh, nei testi sanscriti tutte queste descrizioni di tecnologia, mezzi volanti, e non ritroviamo magari eh, questo tipo di descrizione mh, per esempio, ne so, in Platone quando parla della civiltà dell'antidea, che comunque è, è una civiltà molto antica e, e più o meno stiamo vicini <coughs> i tempi. Beh, parla... eh, oh. Una possibile spiegazione è che tieni presente che Platone è morto prima di finire eh, quell'opera, tant'è vero che il Crizia Ce l'ha mollato lì sul più bello. Quando cominciava veramente a parlare di Atlantide, a descrivere nel dettaglio la civiltà, e tutto, magari anche la tecnologia, eh, Platone è morto. Poi, fra l'altro, Platone riportava, eh, diciamo, eh, la tradizione orale della famiglia, quindi attraverso già due o tre generazioni. Quindi... Platone ci ha lasciato forse qualcosina, qualche indizio, assolutamente poi verificato scientificamente, e mentre in India c'è rimasta la biblioteca, c'è rimasta l'enciclopedia, c'è rimasto veramente tutto, quindi là capitoli non ne mancano. Come diceva Enrico, forse prima che tu arrivassi, cioè, sono stati tradotti forse il 5% di questi testi. Sa solo Dio cosa c'è nel 95% che non abbiamo ancora tradotto. Magari poi... se, se invece di impiegare i soldi a farci le guerre, a ammazzarci uno con l'altro, li impiegassimo a tradurre i testi sanscriti, forse saremmo tutti meglio. C'è da dire anche magari che, questa è almeno la mia opinione, zone del pianeta um, erano uh, comandate, che, diciamo così, da realtà diverse, cioè in India, in quella zona dell'Oriente, c'era qualcuno... Che ha dato quelle conoscenze a quella gente. Più vicino a noi, Mesopotamia, Egitto, c'erano altre realtà. Questa è un'idea che nel corso degli anni, mi, per me, è sempre più forte. Sì. Bene, direi che abbiamo fatto una discreta ora, quindi invece di un round table, ne verranno almeno due. <ride> Grazie alla magnanimità di, di Enrico, che ci ha veramente deliziato con questa carrellata molto veloce, sì, è un, veramente un pozzo di conoscenze. Invidio anche la tua capacità di pronunciare e ricordare questi nomi assurdi, che io faccio fatica a ricordare. <ride> Nomi occidentali, come tu faccia, un giorno me lo spiegherai comunque. Anni di allenamento. <ride> veramente, veramente, sciogli link. Sì, sì. ti ringrazio ancora tantissimo, e sono, sono stato molto contento. Ti ringraziamo tutti anche a nome del canale, spero che sia sicuramente un arrivederci. Così come mi farà sempre molto piacere essere anch'io ospite del tuo canale, dei tuoi, dei tuoi fan e followers. No, io rifaremo io... sicuramente nel mio canale qualcosa breve poi tanto ci dovremo sentire e vedere per quello che sappiamo insomma sì. c'è una, una domanda a Hell, scusate no, non è una domanda <ride> Sono solo consigli per gli acquisti qui. Naturalmente, già abbiamo i nostri prima di noi, gli dei del diluvio. E io consiglierei, visto che siamo in serata, India la civiltà perduta del professor Baccarini. Che assolutamente per chi segue sì, Massimiliano, no, che dico per chi sicuramente segue Massimiliano, troverà belle analogie. Ecco tutto qui, grandissimo, Phil, veramente spot on. Non potevi. Eh, arrivare nel, 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 nel momento più possibile. sì stai cominciando a somigliare sempre di più a Mauro va bene vi ringrazio ancora grazie. tantissimo grazie. vi auguro una buona notte ormai vista, vista l'ora e ci rivediamo alla prossima puntata a prestissimo e grazie grazie, grazie, a, voi. grazie a voi ciao, grazie. ciao Enrico ciao. 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 ciao a tutti ciao Max ciao.